È un effetto molto bello, dicevo, è un po' la fotografia delle città globali, quello che sono e sempre più diventeranno le nostre città. Mi fa piacere che il sindaco Luca Orlando abbia voluto darmi il benvenuto, anzi la benvenuta, qui a Palermo in questo modo, perché così anche motiva i ragazzi a essere parte della comunità, i ragazzi che crescono sapendo di poter essere parte della comunità, incontrando le istituzioni dello Stato. Hanno una motivazione in più, credo, a sentirsi parte di questo insieme. Quindi è una politica che condivido pienamente. L'integrazione conviene a tutti e non è a senso unico. È vero che chi arriva qui deve adattarsi alle nostre leggi, alle nostre abitudini, ma è anche vero che noi dobbiamo imparare anche dalle diversità. E quindi, essendo un percorso a doppio senso, ritengo che ci guadagniamo tutti. L'atrio multicolore arcobaleno che ha accolto la Presidente della Camera dei Deputati è l'espressione di una città, l'espressione di una città che non è e non vive un'esperienza di periferia e del passato, ma vive un'esperienza che è il futuro ed è il centro dell'Europa. Questo inno, questo canto, questi ragazzi delle diverse origini che hanno accolto la Presidente della Camera dei Deputati sono un atto di fiducia nei confronti dell'Europa che vorremmo e che alcuni stati purtroppo ci impediscono di avere. Sarà il modo migliore per ricordare che abbiamo bisogno di praticare la misericordia, cioè di avere attenzione per chi non ha, per chi non ha condizioni di vita adeguate, per chi non ha casa, per chi non ha lavoro, per chi non ha amore, ed è questo il senso della presenza della Presidente allo Zen. Sarà un'occasione per incontrare i cittadini allo Zen e per in qualche modo illustrare ai cittadini e alla Presidente le cose che si stanno cercando di fare, perché lo Zen è Palermo, Palermo è lo Zen.